Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo secondo episodio di Resident Evil Zero per PC. Allora, nella scorsa parte abbiamo fatto una sorta di incipit al gioco, abbiamo visto un pochino che cosa vuole essere questo Resident Evil Zero, come va a porsi a livello temporale nella timeline e un pochino come si presenta in questa versione remaster. Io sto guardando adesso da purista, quale non sono, tra l'altro, le ombre che proiettano le gambe di Rebecca Chambers sul pavimento, e non è che siano proprio un'opera di remaster perfetta, ma comunque non ce ne frega niente, perché queste sono cose che guardano appunto puristi, e io non sono un purista. Non mi interessa, mi interessa divertirmi. Divertirmi e nel limite del possibile divertire anche chi magari sta seguendo il gameplay ora. Io ho registrato ieri la prima parte, ma secondo te mi ricordi i comandi? Assolutamente no. Quindi, ok, si sparava immagino così, col quadrato si richiamava il menu. Perfetto, abbiamo solo più due slot liberi. Ecco, qua bisogna stare molto attenti perché la gestione dell'inventario sarà una questione veramente vitale. Ok, che possiamo spostare i cosi, gli oggetti da... come si dice? Da un personaggio all'altro, però non lo possiamo fare sempre. Ma perché sono tornato qua? Non lo so. Non mi chiedete perché sono tornato qua. Sto vaneggiando veramente. È stata una giornata parecchio faticosa da lavoro e adesso sfogo i miei vaneggiamenti sul gioco. Va bene. Allora, qua ci piacerebbe un po' esplorare, un po' esaminare, vedere cosa ci dicono, ma tanto queste porte sono tutte chiuse. È chiusa e non può essere aperta. Sulla porta si legge ufficio del conducente. E qua, ovviamente, è chiusa. Ci dice qualcosa questo? È chiusa. Qua però c'è un bel cadaverozzo con qualcosa di sbrilluccicoso in mano. Il corpo di questo inserviente è stato orribilmente sfigurato. Ha in mano un oggetto. La chiave del treno. Ma certo che la prendiamo, Katsus. E andiamo a vedere anche che cosa... Ah, tra l'altro parte la cutscene. Lo vediamo dopo. Billy, Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You're with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. Full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Un tenero e docile cagnolino. Ok, facciamolo. Veglia, facciamolo fuori. Anzi, sono due. Morite male? Siete morti? Sì. Ok, beh, Edward dire che è andato. La mia salute com'è che mi ha saltato addosso un cane? No, è abbastanza a posto. Ok, combina. Teniamoci la pistola full. Ok, Edward dire che è andato. Edward, eri così felice solo poche ore fa. Hai in mano un oggetto. Beh, lei subito che gliene frega un cazzo. Era così felice, no? Pensieri sulla vita così evanescente. Bah, ma sì, ali proiettili prendiamogli. Ok, questo che cosa ci dice? Ancora qui non c'è nient'altro. Ma noi abbiamo ottenuto una chiave. Wey, fenomeno. Esamina. Possiamo esaminare. C'è scritto qualcosa sull'etichetta. Se noi giriamo, vagone ristorante. Quindi questa chiave la andremo a utilizzare nel vano caldaia. No, non è vero. Andremo a utilizzare. Attenzione, andremo a utilizzare. Fantastico. Neologismo, utilizzerare. Utilizzerare. Ok, perfetto. Nel vagone ristorante. Che è un pelino più indietro. Va bene. Quante minchiate ho già detto dall'inizio di questa parte? Tante, vero? Vabbè, voi casomai tenete il conteggio. C'è chi fa il death count, io faccio invece il conteggio delle minchiate. Ora, questi cerchiamo di evitarli. Nel limite del possibile, sì. Si può fare la mappa. Allora, io di qua posso andare.
Sì, posso anche andare al piano di sopra. Possiamo andare al piano di sopra. Non mi ricordo più il vagone di ristorante qual è. Se questo o quello dopo. Devo andare a vedere. Forse quello sopra. No, il vagone di ristorante forse è quello sopra. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ma sembra una così docile persona. 23 cristiani ha fatto fuori? Azuei. Ok, allora. Ok, questo era il vagone ristorante. Certo, la gettiamo via, ma direi. Ok, stiamo attenti allora, perché quel Billy Cohen non sembra affatto farina da fare ossa. In realtà, non è vero, è un bravissimo ragazzo. Bisogna solo saperlo interpretare. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Sì, non corre subito a buon sangue 3-2. Va bene. Allora, leggiamo prima questo file. Ce lo prendiamo e lo esaminiamo. Avviso ai supervisori. Dopo aver chiuso il vagone ristorante, i supervisori sono richiesto a spegnere l'apertura. Automatica delle porte dopo essersi assicurati che tutto il personale abbia abbandonato il vagone. L'interruttore principale delle porte automatico si trova sul tetto del quinto vagone. Remember. Le ispezioni avranno luogo quando il treno sarà all'interno del deposito. Dopo aver compiuto le ispezioni, utilizzare la scala sul retro del secondo piano del vagone ristorante. Ricordiamoci anche questo: Umbrella Corporation, Dipartimento di Manutenzione. Pure sul treno? Cacchio di ombrella? Ok, qua andiamo da nessuna parte. Sembra essere una porta automatica. Ora manca la corrente, quindi non può aprirsi. Beh, abbastanza evidente la cosa. Va bene. Allora saliamo su. Andiamo su, andiamo a vedere sopra che cosa c'è da andare ad esaminare. Vediamo un po'. Allora, qua, beh, già la situazione non mi sembra molto favorevole. Ok, il bancone è ricoperto di ricevute e delle ordinazioni dei clienti. Questa è chiusa a chiave dall'altro lato. Beh, ci stanno guidando verso dove dobbiamo andare, a quanto pare. Excuse me, sir. Sir. Excuse me, sir, che cosa? Non lo vedo. Cioè, ti hanno appena detto che è tutto pieno di nemici, di zombie. Cosa pensi che sia quel tizio seduto lì che aspetta le ordinazioni? E io continuo a sparare, però in realtà non so. Ok, è andato. Cosa pensi che stia lì a fare? A prendere le ordinazioni? Non fammi capire, Rebecca.
You okay? Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? No, ma vogliamo parlare della mossa evasiva di Billy Cohen che salta in stile bullet time e spara, vabbè, lasciamo perdere. Manuale giocatore 2, cambio del personaggio, questa è la cosa... Diciamo l'elemento cruciale cardine attorno a cui ruota tutto il gameplay del gioco. Cambio del personaggio è un sistema che ti permette di controllare i due personaggi principali, Rebecca e Billy, e di utilizzare le rispettive abilità per progredire nel gioco. Il personaggio che controlli viene identificato col nome di protagonista, il personaggio che non controlli assume invece il nome di compagno. Controllare il compagno, in genere il compagno si muove indipendentemente, ma puoi usare la levetta destra, quindi l'analogico destro, per controllarlo direttamente, quindi può o muoversi lui oppure possiamo controllarlo noi. Selezionando compagno nella schermata di stato potrei dare istruzioni a quel personaggio. Solo, quindi sono le due modalità, solo, entrambi i personaggi si muovono indipendentemente. Squadra, il compagno segue il protagonista, quindi ricordiamoci, solo, indipendenti, squadra, beh, mi sembra da palissiano. Attacco, il compagno attacca automaticamente, inattivo il compagno non eseguirà alcun attacco. Puoi inoltre premere, vabbè, back, in questo caso select, per alternare tra solo e squadra, ok? Quindi qua in base alle situazioni che ci andremo a trovare davanti decideremo che cosa fare. Premi Y della schermata di stato per alternare i due personaggi, per superare i vari ostacoli dovrai valutare le circostanze e cambiare personaggio se necessario. Scambio degli oggetti. Quando il compagno ti è vicino è possibile scambiarsi gli oggetti nella schermata di stato. Scegli l'oggetto dalla lista del protagonista, quindi seleziona il comando scambia. Rebecca. Rebecca possiede le seguenti caratteristiche. Può combinare erbe, e queste sono cose importanti da tenere a mente. Può combinare erbe simili, è debole in fase difensiva e può utilizzare il set apposito per mescolare varie sostanze chimiche, quello che abbiamo visto nella parte precedente. Mentre Billy possiede le seguenti caratteristiche, non può combinare erbe simili, ok? È estremamente efficace in combattimento, quindi è più resistente, può spostare oggetti pesanti, ricordiamoci. E cosa succede se il compagno viene attaccato? Entrambi i personaggi moriranno se subiscono una notevole quantità di danni. Per questo tieni sempre sotto controllo le loro condizioni fisiche. E questa è un po' una rogna. Se il compagno viene attaccato in un'altra stanza, userà la radio per cercare aiuto. Nel momento in cui ciò accade, cerca di andare in suo soccorso il più velocemente possibile. Collaborare con il compagno, alcuni enigmi non possono essere risolti da un solo personaggio. Se non riesci a progredire, prova a vedere se il compagno può essere d'aiuto. E ci sarebbe tutto il manuale. Io cercherò di leggere in tutta questa pappardella di avventura. E tanto sto già morendo male, perfetto, quindi ci prendiamo subito l'erba medica. Cercherò di leggere sempre i file. Una cosa che normalmente una volta non facevo e che invece adesso voglio fare perché è figo, perché dà un tono all'avventura. Ok, qua adesso che cosa facciamo? Converrebbe uscire di fuori. Qui c'è una scala, sembra condurre al tetto. Salire la scala? Certo che sì. Adesso vediamo come impostare il compagno, se metterlo in attivo o meno, perché dovremmo anche cercare di fargli evitare di utilizzare tutte le varie munizioni, eccetera, eccetera. Tra l'altro, avevamo detto stato, compagno, possiamo metterlo attacco inattivo, ok. Lasciamolo inattivo per il momento, e invece da qua... con select, giusto? Ok, andiamo assieme. No, vieni. Era solo per provare il comando, non ti preoccupare. Tra l'altro in questo momento forse sarei dovuto andare da solo.
Non lo so, adesso vediamo. Cominciamo ad esplorare il tutto. Qua, ok, si può scendere qua sotto, ma qua c'è un punto di interesse. Senza prendere la scossa, possibilmente. Il cavo di alimentazione è stato scollegato. Ricollegare il cavo, sì. Ok, perfetto. Corrente è tornata, quindi... Uy, che cosa sta succedendo? Porca paletta. Ok, siamo caduti. E lui è rimasto pieno di sopra. Perfetto, allora noi prendiamo questo. Poi... prendiamo questa erba verde. Sì. Dopodiché qua abbiamo una bella cosa carina da andare a scoprire, ovvero l'ascensore di servizio che è fermo al primo piano. Chiamare l'ascensore? No, al momento. Questo che cosa serve? Serve per spostare oggetti da un piano all'altro, e quindi spostare gli oggetti da un inventario all'altro, quindi da Rebecca a Billy e viceversa, senza che i due siano strettamente vicini, perché questa operazione si può fare solo quando i due sono attaccati. Tra l'altro qua forse è proprio l'oggetto che gli dobbiamo dare. Sì, chiave del treno, esattamente. Chiave del treno, lo voglio solo esaminare un secondo per vedere che cosa mi dice. Esamina. Gira. Ufficio del conducente. Capito? Quindi questa chiave qua ci serve dall'altra parte. Siamo già a 18 minuti di registrazione. Porca Eva. Ammazza. Ok, c'è qualcosa che ostruisce la serratura. Non possiamo sbloccarla. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare le chiavi a Billy, in modo che lui vada per i fatti suoi ad esaminare il resto del treno e ci venga ad aprire la porta. Quindi, ora noi in questo ascensore mettiamo le chiavi e gliele mandiamo. Ora lui però è sul tetto, quindi io devo farlo scendere e andare nelle cucine. Non mi ricordo. E vabbè, adesso vedremo. Dunque, com'è che si cambiava da un personaggio all'altro? Non mi ricordo. Ok, con questo. Perfetto. Ora siamo in suo possesso. Sembra che ti stai cagando addosso, Billy. Vai sereno, vai sereno. Tu hai qualcosa nell'inventario? Sei una pistola, un coltello, dei proiettili. E hai l'accendino, tra l'altro. Interessante. Ok, Billy, sembra che ti stai cagando addosso, Billy. Vai, vai. Ma, cioè, veramente, era molto più scaltra Rebecca. Hai dei problemi di deambulazione evidenti, comunque. Va bene. Ok, che camminare su un treno in corsa non è cosa da poco. Tra l'altro guardate la bellezza degli alberi che scorrono sullo sfondo dello scenario. Cioè, tecnicamente è avantissimo questo gioco. Era avantissimo già all'epoca, lo è ancora adesso. Pensate un po' voi. Ok, scendiamo giù. Mi sa che neanche in questa parte finiamo la sezione del treno. Comunque, cominciamo ad andare. Ok. Ma come cazzo corri? Sembri un leprotto stitico. Ok, scendiamo giù di qua. E adesso che si è riattivata la corrente, possiamo effettivamente entrare nelle cucine. Se tanto mi dà tanto. Quindi possiamo andare di qua. Sì, esattamente. Porta automatica. Smettila. Di qua abbiamo l'ascensore. E possiamo prendere la chiave. Sì, prendi. Assolutamente. Lo prendiamo. Occhio perché l'inventario è sempre molto molto stretto. Va bene. Poi... esaminiamo un po' il tutto. Scaffale pieno di utensili da cucina. Non sembra esserci nulla di utile. Qua stavano cucinando malamente. Bancone stracolmo di cibi di vario tipo. Non sembra esserci nulla di utile. Vabbè, non c'è mai nulla di utile per voi. Ok. Tutto bagnato per terra. Qua c'è un pannello di accesso. Hai bisogno di un utensile per poterlo aprire. Quindi nulla. Frigorifero di uso industriale. Che dopo... vedremo cosa serve. E chiuso dall'altro lato. Va bene, allora di qua non possiamo fare nulla. Ok, siamo venuti solo a prenderci le chiavi e ce ne andiamo. Passiamo di qua e andiamo dove c'era la stanza del conducente. Ma possiamo anche fare un veloce taglio mentre ci siamo, a meno che non ci siano cutscene. Bene, siamo arrivati a destinazione. Purtroppo nel tentativo di venire qua e di risparmiare proiettili mi sono fatto morsicare due volte. Tuttavia, Billy è molto resistente, quindi la vita è ancora al massimo. Però stiamo attenti. Ok, qua... abbiamo usato la chiave del conducente, che non ci serve più, e quindi la gettiamo via dal finestrino, così, dal treno in corsa. E vediamo qua dentro che cosa c'è. Puntiamo subito l'arma per vedere se c'è qualcuno. Chi va là? Nessuno. Ok, qua troviamo una mappa. Indicativamente sembra una mappa, sì, esattamente. Mappa del treno presa. Qua potremmo andare a mischiare queste erbe. Fammi solo vedere quanto spazio ho.
Sì, possiamo farlo e facciamolo. Ok, quindi le prendiamo tutte e due. Ma lui non può mischiare le erbe, ora che mi sovviene. O no? Fammi vedere. No, forse però combinare le erbe, quelle classiche così, lo può fare. Sì, dai, dai, non mi dire che sei una minchiata così che non riesce a mischiare le erbe. Sì, non può farlo. E c'era anche scritto, io pensavo fosse solo una trollata, invece no. Pensavo si riferisse ad altre cose, comunque non fa niente. Nota del conducente. La scheda di accesso per lo scompartimento del macchinista è nella mia borsa come sempre, ma ho bisogno dell'altra chiave per poter aprire questo maledetto arnese. Devo averla persa da qualche parte. Se si trattasse di una chiave normale, sono sicuro che qualcuno la restituirebbe, ma questa è una chiave diversa dalle altre. Mi darò da fare per cercarla, ma se vi dovesse capitare di trovarla, siete pregati di rendermela. Grazie per la collaborazione. Perfetto. Ok, siamo documenti, niente. Ok, qua troviamo esattamente. Valigetta che non possiamo aprire. Valigetta che non possiamo aprire. Ora noi siamo fregati perché adesso abbiamo l'inventario strapieno. Perché non queste erbe. Qua in realtà ho fatto bene a prenderla. L'erba rossa. Però poi la può mischiare solo Rebecca. Quindi gliela devo passare. Ok, adesso vediamo. Comunque, cominciamo a salire le scale. E vediamo dove ci conducono. Ok. Ah, d'accordo. Specialità del giorno: gamberetti alla mediterranea a carpaccio. Bene, bene. Qua c'è qualcosa, soldi? Bicchieri e bottiglie sono sparsi ovunque sul bancone. Non mancate, la foto presenta un gruppo di persone che festeggiano. La festa è finita, questa foto è la continuazione della prima. Gli invitati si salutano. Ammazza che è proprio un tema fantastico per queste foto. Io tra l'altro avevo visto in un video che sconfiggere questo nemico che forse c'è adesso, ma forse no, era possibile farlo solo col coltello? Mi piacerebbe troppo provare, il problema è che non ho i save state qua. Però non sarebbe male provarci. Tipo faceva vedere che si avvicinava e gli dava le mazzate col coltello. Io ci voglio provare. Ma ci voglio provare tutta la vita. Come funziona? Sì, affondava così. Proviamo, proviamo. Perché se no, cioè in questo modo risparmiamo un sacco di proiettili. Vediamo un po'. Così facciamo questa parte qui e. Madonna. Quanto sto registrando? Beh, che devo tagliare un pochino, però. Porca zozza. Sembra che sia qua il nemico, perché magari non c'è adesso. Questo è quello che mi serviva. Dove me lo ficco questo adesso io? Porca troia. Non dovevo prendere questa erba rossa. Abbandona. Ecco, una bella dinamica di questo gioco, che si possono lasciare gli oggetti in giro per la mappa e ce li possiamo venire a riprendere quando vogliamo. E questa è un'ottima cosa. Tra l'altro ci vengono anche segnati nella mappa se non ricordo male. Vediamo un po' in queste parti qua. Anche se perdiamo un po' di tempo, ma non importa. Vediamo un po' dunque. Elenco oggetti. Esattamente, erba rossa e ci dice dov'è. Ed è figa questa cosa, perché in qualsiasi momento possiamo andare a recuperare quegli oggetti che abbiamo tralasciato per svariati motivi. No? Quindi, facciamo così. Però. Aspetta un attimo, di qua. Sembra una uova di un qualche tipo. Una pozza di liquido gelatinoso si è formata intorno. Che schifo. Ok, esaminiamo i quadri che sono fighi. Non ce la fa esaminare. Vabbè, pazienza. Stanza 101. Forse qua tenere il coltello in questo momento però non è proprio la cosa più intelligente del mondo. Infatti, per adesso teniamo la pistola. Ok, qua troviamo proiettilozzi. E va benissimo. Ma proiettili per cosa? Per la. Ah, ma quanta roba c'è per la doppietta? La Madonna! La Madonna, ma quanta roba c'è? Non posso prendere tutta sta roba qua. Però la doppietta ci serve, cazzus. Allora, facciamo una cosa. Dobbiamo abbandonare per forza di cose gli oggetti. Questa, siccome mi hanno colpito due volte, però mi scoccia usarla qua. Facciamo una cosa, abbandona. Facciamo così. Poi prendiamo la doppietta. Prendi la doppietta, ti ho detto. Non la prende perché tiene due spazi la doppietta? Ma veramente! Allora, cosa devo fare? Cosa devo fare? Devo andare a portare il cacciavite a. Mi conviene. Devo portare il cacciavite di là. Porca zozza. Allora, facciamo una cosa. Adesso andiamo a portare il cacciavite a Rebecca. E poi veniamo a prendere gli oggetti quando poi riusciamo. Perché qua non si può fare nulla in questo momento, eh.
Bene, e qua è arrivato il momento di affrontare questo crostaceo coriaceo. Ok, ci proviamo? Proviamo. Casomai... No! Casomai tua madre. Devo riuscire a trovare il tempismo, affondare... Ok. No! Si può fare, si può fare. Il problema è che adesso... Devo vedere se... No, conviene che mi tiro su, mi curo e mi faccio furbo. Si può fare, ma non ho la skill. Se no, possiamo usare questo e provare ancora. Ok. Sì, così. No! Però sì, è fattibile, ma diventa complicata la cosa. Non so neanche quanti colpi servono, tra l'altro. No! Porca puttana! Minchia, mi stende male. No, vabbè, prendiamo la pistola, dai. Prendiamo la pistola, su, via. Che è comunque forte, gli ha sparato due colpi potentissimi. Mica l'ha seccato, eh. Ok. Ma vaffanculo, figlio di troia. Guarda te. Muori. E dai. Ho pure sbloccato un achievement. Prima che sto... Minchia, ancora vita c'hai? Minchia, ma si è messo bene così? Salute. No, togliti, togliti. Ok, dovrebbe essere morto. Sarebbe stato figo farlo fuori col coltellazzo, però, eh. Tanta roba, tanta roba. Vabbè, comunque, apri pannelli. Lo prendiamo, assolutamente. E poi possiamo scendere giù di qua? Sì, dobbiamo scendere giù di qua. Dobbiamo solo ricordarci gli oggetti dove sono e poi venirci a recuperare, perché non dobbiamo perdere nulla. Le risorse sono fondamentali in questo gioco. Ok, qua niente. Tanto poi comunque ci vengono segnate nella mappa, quindi non c'è grosso pericolo di perderseli. Però ricordiamoci dove sono. Ora, andiamo indietro. E andiamo a portare... Andiamo, in realtà possiamo andare ad aprire il pannello là sotto noi anche, volendo. Facciamo una cosa. Andiamo là sotto nelle cucine. Ai ai ai, ho un Billy Coin sofferente, un Billy Coin sofferente. Ai 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 ai, che dolore. Ok, qui c'è un pannello di accesso e bisogna di un utensile per aprirlo. Io penso di avere l'oggetto utile. Madonna, sono in pericolissimo perché mi hanno colpito. Porca puttana. Usa. Va bene. Tiriamo su questo. Va bene. Me lo continuo a portare dietro con l'oggetto. No, per futuro l'ho utilizzato. Minchia, però sto messo proprio male. Qua, adesso, se non sbaglio, gli devo passare il cacciavite. Però devo prima chiamare l'ascensore. Ok. Mi pare che gli devo passare il cacciavite. Proviamo un po'. Ok, cacciavite preso. Gli potrei anche mandare giù un'erba mentre ci sono. Oh no, che dici? Potrebbe essere una buona cosa. Sì, qualcosa di affilato. E ce l'abbiamo qualcosa di affilato. Rebecca, ti devo più suggerire tutto? Usa. Ok. E così abbiamo sbloccato la porta. Perfetto, ce ne possiamo andare. Oh, alleluia. E sta parte dura già da tanto però, eh. Conviene che trovo... un punto di salvataggio e me ne vado. Tra l'altro qua scendiamo. Però qua sopra... E c'erano tutti quegli oggetti lì. Ma adesso non so se ci posso passare però. Perché... non credo. Facciamo una cosa. Andiamo giù, ci ricongiungiamo a Billy. Gli diamo l'erba che si curi un attimo. E poi andiamo a salvare. Ok. Sta leggermente meglio, leggermente meglio. Non benissimo, ma leggermente meglio. Ok, non ce la facevo. Sono tornato fino a qua, mi sono venuto a prendere tutti gli oggetti perché ci servono. Ci servono, poi lasciare lì una doppietta è veramente uno scandalo. Quindi, sono venuto qua, ho mischiato le due erbe, ho preso ancora del nastro.
Ho preso, ho lasciato lui il fucile con le cartucce e siamo abbastanza a posto. Ok, dopo un bel po' di sano backtracking in stile Super Metroid, veniamo qua e salviamo la partita, che dura già da tanto questa parte qua, eh. Quindi salviamo. Neanche in questa parte abbiamo finito ancora il treno, ma mi sono voluto prendere abbastanza i miei tempi, perché voglio esplorare per bene il gioco. È tanto che non lo affronto da tipo dal 2003-2004, quindi proprio da tantissimo tempo, da quando lo giocai su GameCube. Quindi mi ricordo quasi nulla, e quel poco che mi ricordo è molto annebbiato, quindi me lo voglio proprio giocare come si deve. E niente, questo secondo episodio di Resident Evil 0 finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi su tutti i vari social di cui trovate i link in descrizione. Noi ci salutiamo e ci vediamo domani con il terzo episodio di Resident Evil 0 per PC. Quindi, alla prossima ragazzi. Ciao ciao!